Lasciamo col signor Sanacore, che penso sia un dirigente del Montecchio. Due parole sulla partita che avete affrontato stasera, che vedo che l'avete affrontata con una squadra molto giovane. Molto giovane, ho visto che se non altro un tempo l'avete tenuto molto bene, poi la differenza di età forse ha fatto la sua differenza. Ma inconsapevolmente, secondo me, è stato anche l'aver fatto riscaldamento sul sintetico. Ci ha un po' penalizzato, forse un po' demeritamente, perché comunque la squadra ha retto molto bene il primo tempo, abbiamo fatto molto bene. E l'abbiamo messa anche in difficoltà. Il portiere ha fatto anche, fine primo tempo, ha fatto una bella parata che ci poteva essere 3-1, quindi primo tempo Infatti la partita, specialmente nel primo tempo, è stata molto piacevole, perché l'avete giocata alla pari praticamente. sì, calcolando che avevamo oggi tutti 99, quasi tutti 99, perché purtroppo oggi le concomitanze di tre partite ci hanno un po' messo un po' in difficoltà. Infatti abbiamo cercato di fare il nostro meglio. E un bilancio sul torneo? Beh, secondo me è positivo. Secondo me, se non c'erano concomitanze di partite, avremmo fatto forse ancora un pochino meglio. La Ok, ringraziamo. grazie. Buonasera. Allora, siamo con mister Ferrari, allenatore del Cervo. Due parole sulla partita che avete appena disputato contro il Montecchio, che avete vinto 4-2. Sì, è stata una partita, sono sincero, che non ci aspettavamo, perché sapevamo che Montecchio era impegnato in due competizioni ugualmente importanti. Noi venivamo da una partita fatta con la Picardo, che un po' di, come dire, abbiamo dato il massimo che potevamo. Oggi forse non abbiamo dato lo stesso in termini di intensità di gioco e di concentrazione. E loro sono stati molto bravi, perché hanno tenuto molto bene il campo e tatticamente ci hanno messo in difficoltà, e hanno trovato due gol frutto anche di nostre disattenzioni, e siamo riusciti a rimediare. E poi, come una cosa che do merito a questa squadra, è che trova sempre le risorse per reagire, e nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, cercando di mettere in campo un pochino più di grinta, di concretezza. E alla fine della partita siamo riusciti a portarla a casa, insomma, ci tenevamo tanto. Infatti ho notato che il primo tempo gli avversari vi hanno messo abbastanza in difficoltà, segnando anche due gol e con il vostro portiere che ha fatto anche due interventi abbastanza importanti. Sì, sono situazioni in cui ti rendi conto, quando la tua squadra non gira, senza per questo cioè, do atto all'altra squadra, che ha giocato un primo tempo veramente alla grande, tatticamente molto bene messo in campo, per cui, insomma, ci stava anche prendere l'imbarcata, nel senso, la giornata no. Io nello spogliatoio ho detto chiaramente che non volevo che con la Picardo fosse una finale, era una tappa e ci poteva essere delle conseguenze dopo. Non da meno andare sotto, perché andare sotto ancora non l'avevamo sperimentato, oggi l'abbiamo sperimentato e sono molto contento anche di come hanno reagito i ragazzi. E ci siete venuti fuori anche molto bene. Anche stavolta siamo salti fuori. Ecco. Vorrei spendere due parole per un vostro giocatore che a me è impressionato molto, già dall'inizio del torneo, che è Ferretti. Sì, Penso che ecco. non sia una sorpresa per lei. Beh, Ferretti per me è un orgoglio averlo visto crescere quest'anno, da quest'estate, diciamo l'estate calda dei crociati, a diciamo alla fine del campionato. Alberto è stato bravo a ritagliarsi uno spazio e giocare con continuità in promozione nel Cervo, un'annata non facile, e secondo me è cresciuto tantissimo. Io spero abbiamo parlato con lui, di riuscire a trattenerlo al Cervo, nonostante ci siano tantissime sirene qui intorno che, insomma, lo ammaliano un po', insomma, ecco. Bene, tanti auguri per il proseguo del campionato, del torneo. Grazie. Ci rivediamo più avanti. Speriamo di onorarlo fino in fondo, dai.